Io sono una bella persona, punto. E mi piace la vita. Io sono mamma, quindi sono omosessuale. E di chi mi innamoro io, lo so solo io. E questa è la libertà. È il più grande beneficio essere vivi e vivere la vita. E quindi siamo liberi di dire quello che ci pare. Bene. Non disparare a zero o crudeltà, è ignoranza di cuore, non ignoranza di pensiero, proprio di cuore. Ci sono le persone cattive, ci sono. Perché ti chiami Momo? Perché Totò una volta è venuto in sogno e mi ha detto che mi dovevo chiamare Momo. Totò, Antonio De Curtis, in arte Totò. Come te l'ha detto? Mi ha svegliato e mi ha detto: Momo, adesso ti fai chiamare Momo. E io ho detto: che bello Momo. Quanti anni avevi? Una ventina d'anni. E l'hai detto in giro questo? Io detto... dal giorno dopo mi sono presentata come Momo a tutti, anche ai miei genitori. Hanno accettato? Beh, si confondono ancora. E ora dovevi andare pure da loro, Totò, forse a... a convincere. No, mo io ci sto che devo convincere, mica ognuno ha i propri sogni. E comunque sono sempre me stessa così, perché devono strillare? Perché mi devono strillare? Te ancora fai la vita di prima? Sì. Cioè? Siamo qui a parlare io e te al baretto. No, vicino casa. No, no. Mica stiamo andando, dove? Mica siamo a Lilton o un altro posto fico, no? Stiamo sempre qua. Anche se c'è questo, Corriere della Sera, la televisione. Sono una cantautrice, perché non ci dovrebbero essere i giornali, no? E lavora? Ma... sì, era ora. L'aspettavi, era il momento. Sì, sono stata a tempo, ho aspettato, quindi ecco perché sono molto tranquilla, perché arrivano le cose al momento giusto. Mi piacerebbe veramente cantare con Renato Zero il Carrozzone, perché è quello che simboleggia proprio la vita. Il carrozzone va avanti da sé, pure se tu non ci stai più, ma comunque va avanti. Ed è una genialata, sta canzone è proprio... Questo poi duetto. Lui è stato fortunato a scrivere questa canzone, che le canzoni decidono a chi andare. Te la deve Renato Zero, eh? Che me la deve? Ti deve il duetto del carrozzone, visto che mi hai detto che lui a Sanremo... Mi hanno detto che ha fatto fare Fondanella al ristorante, dalle altre persone. Quindi gli è piaciuta Fondanella a Renato Zero, e a me piace tanto il carrozzone. E dovreste fare una cosa insieme? Lui canta la Fondanella con me e io canto il carrozzone con lui. È una proposta? Sì, mi piacerebbe molto. Gliela lanciamo così allora? Sì, lanciamogliela così. Renato, chiamalo. A chi? A Renato. E non ha il numero. Chiamalo qui, attraverso il video. Renato Zero, posso fare con te il carrozzone che è il capolavoro, è uno dei capolavori della musica italiana. Mi piacerebbe molto cantarla, la so tutta a memoria. Così. Apri, Fondanella. Chiudi, Fondanella.